Ma diciamo che a parte che sul tema del deficit e del rapporto con l'Europa, Renzi ci ha già presi tutti per il naso un anno fa, quando aveva promesso che avrebbe battuto i pugni in sede europea e avrebbe sfondato il parametro del 3%, salvo invece poi adattarsi in buon ordine a quelli che sono stati i dettami della Commissione europea e più che della Commissione europea direi del Premier tedesco Merkel. Per quanto riguarda le misure di questa finanziaria, ma sulle pensioni è dura che la Lega possa in qualche modo appoggiare le proposte di questo governo. Come lei sa, siamo stati l'unico partito che alla riforma Fornero si è opposto in maniera forte, in maniera determinata, quando il governo Monti era appoggiato praticamente da tutto l'arco costituzionale, compreso il partito attuale di maggioranza, compreso il PD. E la proposta che oggi fa Renzi, visto che siamo appunto, come ricordavate, ormai all'ottava salvaguardia, quindi stiamo continuando a inseguire, a cercare di tamponare un problema che è stato creato dalla Fornero, dal governo Monti e anche dal Partito Democratico che ha votato quella riforma, la proposta di Renzi qual è per venire incontro ai lavoratori? È la proposta dell'APE, cioè quella di dire ai lavoratori che per andare in pensione all'età a cui avrebbero avuto diritto devono farsi un mutuo, un'assicurazione privata rinunciando a un quarto della loro pensione. E lei capisce bene che com'è possibile appoggiarsi? Questa è una soluzione, noi alziamo le mani, cioè, questa è una presa in giro dei lavoratori. E bisogna dare atto, devo dire, a Damiano che su questi temi è sempre stato attento, che è una mosca bianca all'interno del suo partito e infatti in Commissione Lavoro spesso condividiamo anche dei provvedimenti da lui portati avanti, ma è una mosca bianca. Purtroppo la politica che sta portando avanti adesso Renzi e il suo governo non è una politica a favore dei pensionati e i dati anche sull'occupazione dimostrano che le politiche sul lavoro, Allora, ma poi se vuole ne parliamo dopo, sono sì. state fallimentari.